Eccomi qua, sono arrivato con il teletrasporto. E chi sei? Uno scemo. Esatto, volevo dirlo io. E se mi no? Mi massacro da solo. Star Trek, guarda qui, 1968, ero piccinello. Ti ricordi gli episodi di Star Trek e Capitan Spock? Assolutamente non ero nata nel 68, non so cosa ti risulti. Scusa, ti sposti che il naso dell'avventura deve uscire. Allora, guardate questo spezzone proprio di Star Trek 1968. Ecco, vediamolo. Ecco, io non ho mai visto. Basta girarsi. Non registro alcuna forma di vita, capitano. Continuo ad esplorare. Eppure qualcuno ha inviato un messaggio di soccorso. Nessuna traccia di astronave, né di relitti. Registro la presenza di alcuni piccoli oggetti metallici, capitano. È possibile che la nave sia andata distrutta nello spazio e i superstiti siano giunti qui su una capsula. Ma dove sono? Capitano, registro delle presenze. Ora, due forme umane in direzione 300.7. Confermato. Una donna bellissima, bellissima. Chissà chi era questa aliena. Chiediamo a Enrica, Marco, a Irene, avete capito? So, chi era? Io ho capito. 1968. Una donna bellissima. Era la zia della... della Bonaccorda. La zia, no? Quella. Ma magari ho preso qualcosa da mia zia. È bellissima questa zia. Chi è? È Barbara Boucher! Guarda, Barbara. Che sguardo. Salve. Salve. Non so come parlava Spock. Quello che lui non si... cioè, che Spock aveva nelle orecchie, lui ci aveva nel naso, eh. Allora, cara Barbara Boucher, io ho dei rimpianti non essere stato in quell'episodio, perché hai visto Spock e il capitano di Kirk come ti guardavano proprio, altro che alieni, arrapati erano più che altro. Ecco. Quello che voglio sapere è, fagli una curiosità, il dottor Spock era davvero così affascinante? Io essendo alieno, a me non mi interessava. Certo. A me piaceva molto di più. Ma e tra l'altro con Captain Kirk mi sa che è successo in church, eh? Vero o no? Effettivamente lui ne faceva la cosa. Mm. Allora, io devo dire, ero un po' lusingata, mi piaceva tanto. E allora ho detto, ci vediamo dopo. Questa è storia vera, eh? Allora io, dopo che abbiamo lavorato, sono uscita dal mio roulotte e aspettava che arrivava Captain Kirk. Sì. E arrivava uno che veniva verso di me e dice, andiamo? Io la guardavo e... ma chi è? Perché? Perché era calvo. No, cioè... si metteva il parrucchino! Questo è uno scoop, no, veramente. Il capitano Kirk che abbiamo visto è sempre stato calvo. Cioè, tu vuoi dire che 20.000 episodi di Star Trek c'aveva la parrucca? No, ma io... È una palla di biliardo. È una palla spaziale. È una palla di biliardo. È una palla di biliardo. No, no. Era calvo. Era calvo. Io... devo dire che sono rimasta imbarazzatissima. Ma ci sei uscita o no, scusa? No, non sono uscita perché uno era imbarazzatissimo. Sì. E due, io ero sotto contratto e una delle leggi del contratto era che non... Come Marco? Non poteva uscire con i cani. Non poteva uscire con gli attori. Ah, che non poteva uscire con gli attori. No. Però lui non l'ha presa molto bene, no. Te lo ricorderai. Lui si è vendicato di questa cosa. Sì, leggermente. E allora mandiamo in onda il rullo. Cos'è successo?
Ok. Vorrei avere, signor Boucher, lo stesso onore. Io non mi devo vendicare di niente, però vorrei avere lo stesso onore. Mi guida lei, cosa, però, cioè, giusto per fare una piccola imitazione. Io la il prendo, dottor Naso, direi. Io la prendo così. Chiamerei così. Qua. Così, sì. Con una mano. Una mano, sì. E con l'altra mi dà un colpo sì, sul... Sì, proprio così. Tipo, tac! Oh, oh, ma che? Aspetta. Ma che? No, no. Ma sì, no. No, ma... Ma guarda, è proprio... Direi che è proprio bravo. Ma che devo franato, eh! Ma è la finzione! Ma è venuto veramente... Ma io ho fatto piano! Ma ci deve essere la finzione! Fatti vedere come si fa! Ma io ho fatto piano! Buttalo via! Ma... Sì, la finzione è stata... Tu devi far finta, capito? Non è che ne era a botte... Ma che è? Ma oh, che è? Ragazzi. Ma che sta succedendo? Ma... Però pesa, eh! È pesante! Sembra che sia leggera, no, ma... La signora non so se molto... sono qua... È una finta con la cantina, ma... È una finta magra! Ragazzi, finta... c'ha un pelo, la porto un attimo... La porto un attimo... È una finta, ma... Insomma... La porto un attimo fuori perché... Pesa un casino, pesa! Io... Non ce la faccio... Ah! Oh. Barbara Boucher! Vieni, vieni, Simona. Mi sono ripresa anch'io. Vieni. Perché adesso insieme alla grande Barbara Boucher lanciamo il secondo rullo dei chi è. Indovinate chi ecco. Sono insieme a noi. Vai!